degli amministratori, degli enti immobiliari, dei medici, tutti i commercialisti, tutti i professionisti. La responsabilità professionale derivante da una revisione, la responsabilità professionale dell'agente immobiliare, la responsabilità professionale dell'amministratore, la responsabilità professionale del notaio. Ecco perché il notaio è intervenuto in trasmissione, oltre che in prefazione al testo, proprio sottolineando che il ruolo del notaio circa la presa d'atto della liberatoria è un ruolo semplicemente accertativo dell'esistenza della liberatoria, senza minimamente, come è normale che sia, ma sono i clienti che non lo pensano, noi professionisti lo sappiamo. I clienti pensano che siccome la liberatoria l'ha letta il notaio, allora possa avere un valore aggiunto in più. Siccome noi abbiamo anche le cause, non arrivano da professionisti, arrivano dai clienti. È un problema di comunicazione e di informazione. Il notaio oggi, sempre di più, e AIREC sta tramite il notaio Ricci tessendo rapporti finalizzati a creare dei contatti di crescita con il notariato. Perché? Perché andare a condividere, come diceva il Presidente Colombo, uno schema di informazioni che sicuramente come AIREC vi faremo pervenire, perché lo stiamo facendo nell'ambito di una convenzione firmata con FIMA Bergamo, quindi è già una convenzione firmata, la stiamo firmando con FIMA Roma, e quindi sarebbe bello poterlo fare anche con l'ECCO. Cosa prevede questa convenzione? Prevede proprio il costante aggiornamento di modulistica da fornire tramite l'associazione agli agenti immobiliari affinché possano imparare a porre le domande, imparare a relazionarsi, creare delle checklist per poter acquisire la corretta documentazione. Poi una volta che hanno acquisito la corretta documentazione possono scegliere due strade: o formarsi per poterla analizzare, processare, utilizzarla nell'ambito delle proprie valutazioni, delle proprie trattative, oppure servirsi di un collega, diciamo collega professionista che si occupi di revisione, per dire: questa documentazione io l'ho acquisita, fammi una consulenza light per dirmi in che misura questo possa impattare all'interno. Proprio la convenzione fatta con FIMA Bergamo prevede proprio queste dinamiche. Il notaio Ricci cosa dice? Il notaio Ricci dice: è importantissima la parte patrimoniale e finanziaria della liberatoria, molto di più della parte economica. Perché la parte economica è quella che riguarda i conguagli. Se l'amministratore sbaglia e fa una liberatoria fatta non bene, mi trovo un conguaglio che sarà 200, 300, 400 euro, voglio vedere poi se il mio interesse ad agire è tale per cui per 200, 300 euro pago, oppure impianto una causa o piuttosto una mediazione, trattandosi di controversie derivanti dal diritto reale, anche una mediazione obbligatoria. Diverso invece sono le conseguenze derivanti dalle omesse, carenti o inadeguate informazioni patrimoniali, che come si diceva, a volte si trincerano dietro il concetto di privacy. Non voglio che tu lo dica, tu dicevi Domenico, il 1130 dice liti in corso e spese, ma quello è un diritto del condomino. Allora tu mi devi dire, se tu mi stai chiedendo, tu condomino, l'informativa ai sensi del 1130 del codice, io ti do quella e ti dico le liti in corso e le spese, non ti do nulla sul patrimonio. Ma se tu mi dici che voglio la liberatoria ai fini della compravendita, mi stai chiedendo un altro prodotto. Allora è molto chiaro che dobbiamo imparare a porre le domande, perché se il condomino dice io voglio la dichiarazione ex articolo 1130, non mi devi dire perché la vuoi, è un tuo diritto, la puoi chiedere anche 10 volte all'anno, e io 10 volte all'anno te la do. Dopodiché tu la utilizzi per compravendere, io amministratore, io non faccio l'amministratore, gli amministratori qua presenti dicono non so perché me l'hai chiesta, al notaio è andata bene, ma il notaio prende atto dell'esistenza del documento, dopodiché domani sappiamo che possono aprirsi delle controversie, ma l'agente immobiliare non deve sapere, non deve essere a conoscenza di problemi legati al patrimonio. Potrebbe esserne venuto a conoscenza da un'altra compravendita, ad esempio, all'interno dello stesso palazzo. Cioè non è così, come dire, impermeabile al rischio il concetto di conoscenza o non conoscenza da parte dell'agente immobiliare, perché poi in giudizio l'acquisizione testimoniale anche può assumere una rilevanza importante. Io credo che l'avvocato Baia abbia atteso il suo turno già tanto. Farei intervenire l'avvocato Baia proprio sul discorso delle responsabilità, per poi eventualmente fare un altro giro, e se per voi non è troppo, non è un problema, magari non facciamo la pausa così usciamo un po' prima.
abbiamo visto proprio una serie, anche perché siamo pochi, quindi anche i nostri interventi penso che si possano risolvere in poco tempo. Prego, avvocato Bai. Sì, grazie.